l'ennesima volta qui nella domanda vai sabbia, siamo ritornati per continuare i nostri missioni di ricercate, così ragazzi. Mio Dio! Ha aumentato il numero di mostri da ammazzare, mio Dio! Allora, come al solito, però, dico sempre, facciamo in ordine così come li vedo io qua sul libro. Allora, quindi penso che devo ammazzare Enceladus! Eccolo qua, sto coso che è uno schiavo praticamente fatto di terra. Classe D disponibile, il committente è l'anziano Guguma Jara. Mostro della pianura spone, abbattilo. È un annuncio abbastanza appetibile per un cacciatore. Mostro della pianura spone, abbattilo. È un annuncio abbastanza appetibile per un cacciatore di taglie. Aspetto fiducioso. Questo va sul sicuro. Allora, a Giara, quindi andiamo qua ai teletrasporti più potenti e andiamo dal Zero Yugun, perché per l'appunto, come avete visto, a Giara c'è il teletrasporto. Qui, ragazzi, per evitare noia e le missioni secondarie, è il teletrasporto, signori. Porta sud. Andiamo a Giara. Ok, eccoci arrivati già, stavo dando un'occhiata alle prossime missioni secondarie che dovevo dare un'occhiata. Comunque sì ragazzi, se più saliremo di classe con i ricercati, più le missioni di secondaria diventeranno difficili. E quindi levati, perché allora avete già visto che la prossima. Oddio, che è successo qua? Cosa è successo qui? Anziano, che è successo? Quella Cocatoris, devo averla già vista da qualche parte. Che è successo? Nel villaggio nuovo della provincia allevano Cocatoris come noi in Anna. Saranno commestibili? L'elementalista mi ha detto che Zeratina in antica lingua significa inferi. Più azzeccato di così. Prima malefico Catoplepas. Poi dominatore di mostri. Le bestie laggiù sono davvero infernali. Perché ci fa Cocatoris Squib? Allora, secondo te cosa hai in mente? Sembra che non voglio più lasciare il villaggio e che ci stia perfino divertendo. Ora che ci pensa qualche parte nella prima gita, deve esserci una Gesù per parlare con i Cocatoris. Farebbe a caso nostro. Guarda i Garif con aria incuriosita. Che ci fa? Ah! Sì, mi è appena tornato in mente che questa è un'altra missione secondaria a cui però adesso non farò caso, vedrò di farla quando ci arriveremo più avanti. Adesso devo parlare con l'anziano che penso che sia. No, Yugi, penso che sia tu. No, non è lui, però dice: sento che un mostro malefico si è destato in fondo alle caverne di Zetiland. Devo avvisare il capitano. I Garf parlano molto di queste cose, sono molto saggi. Allora, vediamo di. Dai, di quel parco sia qui. Allora, Yugil. Lui, no, l'altro, come si chiama? Ah, no, Yugil. Yugil qualcosa. Dovrebbe trovarsi qui. Allora, forse eccolo qua. Non dimmi che hai letto l'annuncio sul Celadus. E eravamo ansiosi di vedere chi fosse valoroso e. No, niente. Sei sicuro di voler eliminare il mostro? Ci penso io. Davvero? Grazie, però che si presentasse un bambino. È che la mia età mi sembrate tutti idiotanti. Ah, ok, ecco. Parliamo un po' meglio della cosa invece. Ah, prima stavo per dire penso stavo per dirmi infatti, perché comunque sia. Conosci bene la pianura spone? Devi esserci passato almeno una volta. Là cresce una preziosa erba medicinale, ma Enceladus la rovina tutta. Questo è il problema. Finora sono passati i guerrieri del villaggio, ma questa volta c'è stato un.
piccolo disguido, confidiamo in te. Enceladus è spesso nella valle del Crepaccio, nella zona più orientale della penna del Spumone. Heisenberg sa molte cose su di lui. Lo trovi di guardia a porte sospeso, ai piedi della collina. Sarà felice di aiutarti. Mi raccomando, sta attento, non deluderci. Sì, signor Garif, stia tranquillo che vi do una mano io. Io sono forte, non sei ma sono a livello 56. Tra l'altro, per vedere quanto i punti esperienza manco per... sì, c'ho 84.000 punti esperienza. Ce ne vuole ancora per i soliti livello. Comunque sì, ragazzi, a momento il livello non lo guardo perché sto facendo pure un punto. Mi sono in secondario, un po' meno semplici. Allora, qui volevo parlare a Heisen. Ecco, così che li parliamo. Vuoi sapere di Enceladus? Beh, è un ricercato, uno dei tanti. Spesso è nella valle del Crepaccio, a est del periodo Zmone, ma non sempre. Sappi che odia gli U. Per avvicinarlo deve eliminare quelli nei dintorni, dopodiché allontanati e aspetta che si faccia vivo. Molto bene, questo è un consiglio molto utile. Qui il qui il Cocatoris, ragazzi, lo teniamo per chissà quando, perché allora adesso che abbiamo appunto fatto la missione dei Galitoris, c'è ancora i Cocatoris. Adesso di punto in bianco sono comparsi i Cocatoris in giro. Perché mai lo scopriremo quando potremo essere secondaria. Allora, quindi lui si trova, vediamo, devo vedere, si trova qui nella valle del Crepaccio, nella zona alta, solamente che dobbiamo far fuori le bestie in quella zona. Ok. Come avete visto, la valle del Crepaccio è divisa in due, perché una fa l'entrata delle miniere di Henne, l'altra è normale. E si trova nella parte normale il nostro Enceladus. Quindi adesso ci andiamo a fare un salto. Oh mio Dio, che brutto tempo. In giro mi sa che mi trovo un silfo, uno spirito silfo. Tipo il Dequa, vi ricordate il spirito Dequa alla... Ragazzi, vi ricordate lo spirito Dequa alla GV Vegan? Qui c'è lo spirito silfo, che è lo spirito del vento. Dequa è della luce e lui è del vento. Sapete, quasi quasi se lo trovo lo faccio fuori, qui mi è spawnato un ciocobo che dorme. Grazie, gioco che carichi così le cose. Quindi c'è un guerriero Garif che lascio stare perché non ci voglio farlo fuori. Anche perché è buono. C'è un altro Garif che invece è cattivo, che possiamo ammazzare effettivamente, che si trova invece comunque dove stiamo andando adesso, nella Serpente Verde, penso che si chiami così quella zona, quella piana della Valle del Crepaccio. Mi è tolta la fischiettina, ragazzi, mi spiace ma... Questa zona qui dovrebbe chiamarsi Serpente Verde o Serpente Roccioso, cosa del genere. Vediamo, andiamo a dare un'occhiata. Serpente Verde, sì, ci avevo azzeccato. Allora, quindi il nostro Enceladus odia i V, eh? Bene, allora adesso andiamo nella cosa, nell'area del Crepaccio e li facciamo fuori tutti. Questi V invece li faccio fuori dopo. Guarda lì come mi seguono, imperviti a volermi dare il calcio nel culo, la lata nel culo. Allora, facciamo fuori tutta la gente che c'è qui, quindi, Perfetto, lo facciamo fuori, facciamo fuori. Quindi come calitore dovrà far fuori tutti i mostri in questa zona. E poi farlo fuori, e poi possiamo farlo, poi potremmo farlo fuori, ammazzarlo di botte. Ce ne sono altri due qui. Di Enceladus non so. Oddio! C'è un ciocobo di là! Di Enceladus no, guardate il livello, comunque non dovrebbe essere fortissimo. Cioè penso che dovrebbe cavare, penso. Thank you.
adesso devo rientrare. C'è proprio la mante di V adesso qui davanti, scommettete? Sì, ecco. No, andate tutti via, erano andati. Per fortuna. Vabbè, comunque adesso non ci interessa i V. Dobbiamo ritornare nella troppa rocciosa qui. E vedere se il Celatus si è fatto vivo. Sì! Madonna mia, anche questo qui come... Cioè, pensavo fosse come Edo, pensavo fosse uno schiavo che andava male, invece è uno schiavo bello grosso. Tagliamo un bel dispel, così evitiamo di avere problemi. Oh, molto difesa questo, però vedo che non può fare niente, quindi non è tanto livellato. Adesso vado a vedere che livello è, scusate, tanto qua. Poi intanto loro lo fanno fuori, io vado a cercare. Utile sta cosa. Oh, si stava curando il maledetto. Ha ottenuto una foglia del Monea. E c'è dato sul fine della caccia. Da un'occhiata qui il nostro Enceladus. Livello 22, era livello 22. Vabbè, un bel livello, eh. Comunque sì, abbiamo sconfitto senza troppi problemi. Ritorniamo a Jaraba. Cari signori, siamo ritornati alla terra dei Garifa, Jaraba, per informare l'anziano del aver sconfitto Enceladus. Qui c'è sempre il gruppo di Garif che guarda, mi ero dimenticato che eravamo comunque a finire il gioco. Comunque volevo parlare un po' con un'altra gente, perché io so che qui c'è qualcuno che ci può appunto aiutare in qualche modo. Perché volevo sentire, perché c'è qualcuno qui tra i Garif che ci può aiutare sempre per un... potrebbe dirci qualcosa di particolare che potrebbe interessarci, comunque se non lo trovo. Potrebbe essere quello lì con cui hai parlato adesso. Voglio vedere se riesco a parlare con il capo. Posso parlare con il capo. Con il capo. Questo è il capo dei Garif, questo qua. Il capo patriarca. Questo è il capo anziano Zayar. I Garif non sono i protagonisti della storia. Dimenticati da Yuma, il nostro nome rimane solo una tradizione. Ma non ce ne mai richiamo. Forse è la cosa migliore. Voglio provare a parlare con un patriarca o un barca. Perché vado a provare, magari. Nel nostro villaggio il tempo scorre lento, viene intemperato da noi quando sei stanco del viaggio, la terra ti dà nuove energie, tante devono essere le preoccupazioni che ti tormentano, ma qui al villaggio per rilassarti trovare il necessario riposo. In ogni modo penso che quel tizio che dice che c'è un mostro nei cavalli di Zetti è lo stesso che ci dà una mano per un'altra cosa in particolare che ci sa, comunque sia. Parliamo con Yugum, hai eliminato il Celadus? Ottimo lavoro! Quando ho saputo il sistema degli annunci non ho potuto resistere, così ho sentito con gli altri del villaggio. Non avrei mai immaginato che sarebbe voluto un bambino come te. A dire il vero ero un po' deluso. Invece hai stupito tutti dimostrandoti un perfetto guerriero, un vero cacciatore. Accetta questo come ringraziamento da parte nostra. 1100 quill, un etere e un amuleto d'oro. L'amuleto d'oro! Che è quello che avrei potuto invece ricevere nella missione della paziente di Damasco. Un amuleto utilissimo. Questo è la ciaga. Yuma non tratta la magia con il dovuto rispetto, ma la pietra è un'invincibile potenza. Chi la sottovaluta ne pagherà le conseguenze. Vabbè, dopo queste cose interessanti che ci avranno tutti là di ritorniamo a Gavanasta per... Comunque sì, ragazzi, allora, siccome per appunto, come vi ho detto nell'episodio scorso, sto facendo video prevalentemente piuttosto corti, che non superano neanche quasi neanche 15 minuti di durata per queste episodi secondarie, ragazzi, probabilmente per questi video fermati di ci farò un'altra istruzione alla regola e vedo di caricarne più di due al giorno, così vedremo di riequilibrarci e così non impiegherò troppo tempo per caricare tutti i video di Final Fantasy che sono più o meno corti. Allora, ma detto questo, io direi che possiamo fare un'altra caccia ancora per oggi. Direi che possiamo fare qualche altra caccia. Sì, possiamo fare qualche altra caccia. Quindi torniamo a Gavanastre!